pronto? Sì, son chi? No, ti ha sta zitto, ti ha sta muto, ma già parla lì. Tutti chi che le gamma fa? Ne siamo arrivati fino a Basso Lazio, siamo arrivati fino a Roma. Ci siamo arrepigliati tutto quello che erano nostro. Tu porto fierra che la cerimma tutto qua. Gerit, la tariffa. Ma qua tariffa? Ma tu chi sei? Fast web. Ma non mi scasso cazzo da città che non chiama giù, non mi serve nessuna tariffa, nessun abbonamento, gli sms c'è dai a mamma, si chiamano da foto, ti sparo a bocca, capito? Homme merda, i da Cina, da Cina! Monsieur Tappo! 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 Ehi, Tappo! Quanti un trasito, le tele Ma che resti un burtello in da casa mia? Miru, perché alluccata? Don Henry, ci stavamo salutando. Salutando? Ca pistola? E a salve? State zitta. E voi assettatevi. Guardi, io vi dico subito. E cose non vanno buone. Io la girittolata... Ehi! Ehi! Che? Ma che te ne sta seccia? È nuova! E non mi piace? No! E le magagna? E cagnamola! Piccire! Oui. Ma che hai fatto? Te vedi riversa! Te vedi più selvaggia! Ma ci fatta la permanente! La permanente? È per sempre! No! E allora non è permanente! È temporanea! Oggi mi sento un re! Vuoi essere la mia regina? Sì, vita mia. Regina dei cuori, regina dei picche. Regina dei coppa. Ehi, hai capito? Sono stato al 41 bis in isolamento. Tengo gli arretrati. Allora, voglio. Ci simma tutto. Tutto quanto, donna Enri. E Zazzà, a russa Zazzà. È morto. Oh, maronna mia. E Cicillo faccia carciofa? Hanno ucciso pure Ais. E come è morta carciofa? L'hanno preso, l'hanno buttato dentro una vasca piena di olio bollente. Alla cvia. Oh Gesù, e come si fa? E come si fa? Non è semplice. Allora, voi prendete il carciofo, gli togliete la parte verde attorno che no, voglio dico, come si poi fa? Tagliate il carciofo a metà e l'ho buttato in una casseruola. Ma fate attenzione, cavolo, adesso la bollente, perché sennò... Stavo dicendo! Come si fa? A morire così giovane dall'olio bollè, tu ti assazzito, Miru, tu non ne parla, hai capito? A pegar tu, a me merda, tu ti ne capo solo per spartire il ricchio. Che volete fare? Mo ci penso, va a fare una pisciata e ci penso. Vaggiù, basta. E mo viva. Ha già capito se mi pozzo fireti? Così a stomaco vuoto? Viva. Com'è? Don Enrico, avete un po' le transaminasi alte? Lo sapeva. Ah, ma te le ritti, tu ti mangi troppe fritture. Che lo so, i babbaga, a me piacciono troppo. Lo so. Allora, addio. È arrivata la roba? È arrivata, stacca fuori. Ah, non viene sta roba? La Spagna! La Spagna tenga una roba buona, facciamo un sacco di soldi, ci mettiamo in culo a tutto quanto. Che roba è? Allora, patano, cucozze e pannocchie. Pannocchie, e poi? E poi ci stanno mele, pomarole e mulignano. E mulignano. Non arriva, guardate che pere! Oh, è loca, pere spagnolo. Guaglio, io la sera, quando non so poche buone sommaca, pigiama, pantofole, no poche pastine e mi faccio una pera spagnola e mi sento un re, capito? Allora, Pasca, che dicono i vecchi della paranza? Onorino, nel mercato ortofrutticolo dicono che siamo finiti. Ah, questo dicono? Dicono che siamo arrivati alla frutta, ne?
Zecchinè, ma perché a Lucca? Ma che itta, non ha caputo buona. Dicono che siamo arrivati alla frutta. Uè. Ma questo lo dice la gente o lo dici tu? No, no, lo dice la gente. Ma tu che parla così strana, vero sì? E Napoli? Povera. E come mai? Da quando parla sente che mi sta pigliando poco, dice la verità, e Rossi? La verità? Sì. Di Cuneo? Niente di meno, non camorriste e Cuneo, con tutte le camorriste disoccupate che ci stanno a Napoli. In to clan nostro teniamo un camorrista e Cuneo. Ecco il vero problema di Napoli. Non ne ha munnezza. O problema di Napoli non ne ha traffico. È che vengono da fuori a rubarci il lavoro. Da Cuneo. Ma i zecchine, io sono troppo buono. Io non ti voglio accirere. Grazie, don Henry, grazie. Miru, finiscilo. Ma no, kill, a kill! Ma come? Dove sparo? A piacere. L'ha già fatto, don Henry. Brava. Brava, Miru. Vieni. Vieni. Vieni da pigliò, perdono. Vieni. Vieni. Nonnano, nonnano, nonnano. Brava. Brava. E a ricordatella, sono che i sordi che fanno l'uomo onesto. E che c'ha zic? Non lo so, mi piaceva, l'ho detto. Oh. Allora, voglio, il mercato dell'ortofrutta è in mano nostra, ma quello che teniamo non basta. Noi dobbiamo espanderci, ci abbiamo ripigliato tutto quello che conosco. E per fare questo dobbiamo creare un cartello. Come quello dei Narcos, come quello di Medellin, come quello di Escobar. Ah, se si tratta di Escobar, con tutto il rispetto della signora qua presente, io tengo due amiche amiche, sono due zoccole esagerate. A livello di Escobar, erano due tizie che sta maniera è un culo tanto. Per tutto il tempo che mi sta facendo perdere, ti avessi sparare a moc. Parla, che tiene a ricevere? Miru, parla! È meglio per te, parla! A me merda! E allora ti assa zitta, chiura l'occhio e saluta ma Maronna! Oh Maronna, mica! Che è successo? Non è rivista ora! Che tena! E non funziona buono! È morto. Io miro da una parte e sparo dall'altra. Per esempio, miro a lui e sparo a un altro. Ma dove l'avete accattata? Non l'ho accattata! Me l'ha regalata la mafia cinese. Però è un regalo, non è che posso buttarlo. Allora, piccirì, ramma qua. Ecco qua, amore. Guagliù, a Cattinta c'è qualcosa che vale più della droga. Che cosa, Henry? Qualcosa che vale più dei diamanti. Che cosa, Henry? Qualcosa che vale più del contrabbando di armi. Che cosa, Henry? Ravanelli biologici. Ravanello. Questi ravanelli sul mercato nero valgono doppia. Scusate, non ma che differenza c'è tra questi e i ravanelli normali? Nessuna. Basta scriverci biologico, la gente ci casca e pavo doppia. E noi facciamo un sacco di sorte, capì? Perché il biologico oggi vale più della coca. Perché la coca è da troppo tempo che sta sul mercato. E quando la coca sta da troppo tempo... Si sfiata! Ma basta. Accirete. Ha già capito se mi posso firete. Ragazze, pistola, è pericoloso, ci si può fare male con una di queste. Allora, Pasqua, che dicono i guaglioni rovica? Dicono che ci stanno i russi. Russa e merda, tutte renare e cattiverie, ma io tengo la guerra in capo, facciamo la guerra russa, ci hanno ripigliato tutto il mercato russo. Ma ci mancano i soldi, non abbiamo più l'appoggio delle grandi banche. E scusate, noi riappoggiamoci alle piccole banche. Bravo. Le bancarelle! E secondo te, Miru, io, don Enrico Brignana, figlio di mio padre,
Onnina Brignana, io vendo la mia roba alle bancarelle, sì. Dice la verità, o me merda! Io vendo la mia roba alle bancarelle, sì. Brava. Dobbiamo prenderci le bancarelle, bella idea, Miru, brava. Dobbiamo prenderci le bancarelle e solo prendendoci le bancarelle ci ripigliamo un mercato dall'est. Tu, trick track, prenditi la Macedonia e tu, capabò, prenditi il Montenegro. E tu, Miru. Io dopo la Macedonia e il Montenegro mi posso pigliare un caffè. Ah, fanculo. Ah! No, muora! No. Devi morire! Devo morire! Non riprendete questa italiana? Grazie. Gesù, ma che combinate? Le ci sa tutto quanto! Piccere, arricordate che l'uomo che può far bene tutte cose non tiene paura di niente. Ma che hai fatto? Deve che riversa, deve che chiù selvaggia. Hai fatto la permanente. E allora pure stasera mi sento selvaggia. Sì. Voglio essere la mia selvaggina. Sì, vita mia. E allora scappa, che ti sparo. Scappa? Urra! Sì. Urra! 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 Urra!